Ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno. 3.000 vittime a Milano e provincia, superate pure Bergamo e Brescia. Milano e la sua area metropolitana detengono oggi il record di morti a livello nazionale. Qui il virus ha ucciso 3.031 persone. Di queste 1.836 sono uomini e 1.195 donne. I dati contenuti nei report dell'unità di crisi della Regione Lombardia sono aggiornati alle ore 23 del 1 maggio. Anche a Autostrade vuole 1,2 miliardi di prestiti garantiti. È una situazione surreale, o meglio grottesca se si tiene conto degli esiti. Fatto sta che nei prossimi giorni il governo si troverà a decidere se concedere la garanzia dello Stato sui debiti anche ad Autostrade per l'Italia, la società controllata dalla Atlantia e Benetton, con cui ha in corso appunto il contenzioso per la revoca. Coronavirus nell'hotel Michelangelo di Milano per pazienti dimessi. Convivono con paure e sensi di colpa. Qui diamo assistenza psicologica, dicono. Chi supera il Covid-19? Una persona che ha temuto per la propria vita, ha visto morire compagni di stanza, oppure essendo positivi si sente responsabile per aver contagiato familiari, dunque si porta dietro un senso di colpa. Marta Corradini fa parte della squadra di psicologi dell'azienda sanitaria di Milano, chiamata a dare una mano alle persone dimesse dagli ospedali dopo la malattia del Covid, un servizio che da una settimana è attivo anche per oltre 200 persone che sono ospitate all'hotel Michelangelo a due passi appunto dalla stazione centrale. Coronavirus, anche con il Covid l'Italia solidale non va in vacanza né in lockdown. Signori, abbiamo un problema, ci fermiamo, è stato detto. Il 16 aprile l'associazione La Terra di Piero di Cosenza, nata per ricordare un capo ultra della squadra di calcio, annunciava che avrebbe bloccato la sua attività di distribuzione di pasti caldi, 500 primi e 500 secondi, realizzata insieme a Prendo Casa Cosenza e Cosentine in Lotta. Olanda da FCA a Ferrero e Mediaset, insomma i gruppi italiani con sede ad Amsterdam, e l'Unione Europea vieta di escluderli dagli aiuti pubblici. Nel paese dei tulipani anche Eni, Enel, Luxottica, Illy, Telecom Italia, Prismian e la Cementir. Il paese formalmente non ha aliquote bassissime, ma sono ridotti o inesistenti i prelievi su dividendi, guadagni da cessioni di partecipazioni, royalty. Francia, Danimarca e Polonia hanno deciso di escludere da contributi statali le società, appunto con sedi in paradisi fiscali. Per Bruxelles questa distinzione è contraria ai principi della libera circolazione dei capitali. Coronavirus, lettera di un medico di base lombardo, ha scritto: io, dottoressa e paziente, tentata di lasciare tutto, basta litigi, ripartiamo dai territori. Pubblichiamo, appunto è stato ricevuto sul fattoquotidiano.it questa lettera, il messaggio di Chiara De Bernardi, un medico di base a Busto Arsizio in provincia di Varese. Nelle scorse settimane è stata contagiata dal Covid-19 e una volta guarita ha deciso di raccontare la sua esperienza, dalle difficoltà professionali di lavorare senza chiare indicazioni e con dispositivi di protezione carenti, alle preoccupazioni personali fino all'esperienza vissuta con gli occhi della figlia autistica. L'appello va alle istituzioni perché smettano di rimpallarsi le responsabilità e imparino dagli errori commessi, perché la situazione, anche senza la drammaticità di altre zone, dice, non è stata gestita bene. Coronavirus, Boris Johnson racconta i momenti più duri della malattia. Ha detto: sapevo che esisteva anche un piano B se le cose fossero andate male. La prova della gravità della situazione è arrivata, ammesso al Sun, quando la possibilità di essere intubato era diventata concreta. Il momento brutto è arrivato quando le probabilità erano 50-50 se mettermi un tubo nella trachea, ha detto così. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.